quanti coro canta che ti passa e da quanti elementi è formato? Allora, ciao, il coro Canta che ti passa è nato circa 15 anni fa ed è formato da circa 30 elementi. Che tipo di musica e canti fate? Allora, diciamo che come coro è nato un coro di canto popolare ed è nato, il repertorio è canti di montagna, canti di mare, ma anche canti sociali, canti del lavoro, canti della resistenza e canti delle nostre, delle tradizioni, delle nostre regioni. Il coro Canta che ti parta, che relazione ha con i ponti femminili? Allora, diciamo che questo contatto è dovuto con impronte femminili, esce anche dal fatto che noi, come coro, abbiamo collaborato con lo SPI CGL in programmi di memoria e quindi abbiamo affrontato delle tematiche sociali, abbiamo fatto Marsinelle e abbiamo fatto anche Bread and Roses. Bread and Roses, il pane e le rose, è un progetto che abbiamo rappresentato nel 2017 e si parlava del cammino delle donne verso la libertà, ok? Quindi eravamo già dentro queste tematiche. Ora consigliera Sara Cucchiarini mi ha chiamato in quanto anche amica e collaboratrice di Moni Andreani, a cui è dedicata la serata di stasera, una ricercatrice scomparsa tragicamente, e quindi la nostra collaborazione nasce da intenti e programmi comuni, va bene? In quali manifestazioni siete presenti e andate anche fuori dalla città di Fano? Allora, le manifestazioni sono a seconda del calendario che noi facciamo. C'è un repertorio riguarda i canti di Natale e quindi canti di Natale sempre con questo taglio di tradizioni popolari, cioè canti nelle varie canti siciliani rispetto al Natale, eccetera, e andiamo nei paesi qua intorno, siamo stati a Isola del Piano, cioè nei paesi, nelle chiese, nei paesi qui intorno per quanto riguarda i canti di Natale. Per quanto riguarda gli altri progetti, siamo stati a Fossombrone, comunque nell'entourage della provincia di Pesaro, ecco, essenzialmente, non fuori, non di più. Ecco. Grazie. Niente, ciao, è stato un piacere.